che sarò, ovviamente dirò delle cose originali, però certamente in casa radicale la cultura radicale, non lo so, certamente diciamo in casa radicale la cultura radicale, la riflessione sull'obiezione di coscienza forse è una delle è l'organizzazione politica che più lungamente ha che la proposta la più riflettuta, la più maturata, la più anche approfondita evidentemente. Perché dico questo perché per esempio voi ricorderete che sull'obiezione di coscienza la leva da dove nasce l'applicazione in Italia e l'uso comune, diciamo, pure troppo poi diventa l'abuso comune dell'obiezione di coscienza, non era neanche all'epoca della legge, non era virgolette gratis. L'obiezione di coscienza al servizio militare prevedeva il servizio civile e peraltro maggiorato di 6 mesi, se ricordo bene, o all'inizio era addirittura 24. Quindi c'era un'assunzione di responsabilità, cioè io rispetto ad una legge, diciamo, erga omnes, che così dovrebbero essere le leggi, quando ho perso pure questo, insomma, ma comunque rispetto ad una legge, quindi erga omnes che si rivolge a tutti i cittadini italiani, io esercito e posso esercitare un'obiezione di coscienza, e questa è stata la nostra grande conquista, perché fino allora non si poteva, ma questa obiezione di coscienza ha, virgolette, un prezzo, proprio perché l'obiezione di coscienza è un valore, ha come tale vale e quindi aveva anche un prezzo, perché il servizio civile era il doppio, eccetera, eccetera, poi abbiamo ridotto, e poi la storia va. E dico questo perché o qui ci capiamo su quanto l'obiezione di coscienza è un diritto individuale, ma come tale è anche un dovere, ovvero, mi ha fatto piacere perché tu a pagina 182 dici: non dimentichiamo che le nostre libere scelte hanno delle conseguenze e implicano dei doveri. Se scelgo di fare il medico dovrò rispettare i doveri professionali che ne conseguono, così come se scelgo un'altra. Io ho un po' elaborato questa storia che in questo librino che ho scritto, che è I doveri della libertà, no? Perché è esattamente questo il punto. La libertà non è licenza, mentre invece noi siamo andati in una situazione di pubblici proibizionismi e di licenze private. La libertà è un'altra cosa, e nella libertà i diritti e i doveri sono le due facce della stessa medaglia. Allora, per arrivare a noi, io concordo molto con quanto diceva Mirella, cioè anche in un momento in cui va per la maggiore e comprensibilmente l'attenzione sullo spread economico, io ho l'impressione che però contestualmente da parecchi anni sta dilagando lo spread democratico, o meglio lo spread, diciamo, dei diritti civili, a cominciare dal nome. Quando eravamo piccole, banalmente si chiamavano diritti civili, non si chiamano questioni eticamente sensibili. Pure se lo spermatozoo è eticamente sensibile, cioè, non c'è limite all'eticamente sensibile, mentre invece sono semmai grandi problemi sociali, diciamo. In una situazione in cui l'aderenza e il rispetto della legge è sempre più un osso. Sarà un eccesso radicale dire che lo Stato di diritto è morto nel nostro paese, e badate, è grave, quando non c'è Stato di diritto non ci sono più diritti, ci possono essere raccomandazioni, ci possono essere, che ne so, suppliche, ci possono essere, chiamatele come quello che volete, ma se non c'è lo Stato di diritto non ci sono. Allora, guardiamo giustamente come dicevate la legge, la 194, e la 194, se solo la si applicasse, già avremmo risolto la stragrande maggioranza dei problemi che abbiamo di fronte, a prescindere che viviamo in un paese che ha la coscienza regionale. Per esempio in Lombardia sono tutti moltissimi, quasi tutti sono ultracoscienziosi, per cui
La coscienza, diciamo, con relativa obiezione, è molto sviluppata in Lombardia. Poi ci sono altre regioni italiane dove questa coscienza è meno sviluppata. Allora teniamo in dubbio che è un'assoluta certezza, ed è che praticare l'obiezione di coscienza, così come viene usata nel nostro paese, è anche, se non soprattutto, una facilitazione di carriera professionale. Io non voglio ovviamente insultare nessuno dei medici che effettivamente sentono questa fortemente questa obiezione di coscienza, ma dico che il fenomeno si è prestato a tali e tanti abusi che alla fine ti viene il dubbio che venga praticato più per piaggeria, diciamo, rispetto a chi ti deve fare avanzare in carriera, ma insomma più che altro un problema di avanzamento di carriera. E notate bene che poi la troveriamo su alcune cose e non su altre. Per esempio, e giustamente salto la parte di riflessione giuridica, però ictopoli, come si dice, ma noi accetteremmo un giudice che obietta su una pratica di divorzio? No, cioè, scusi, tu hai un giudice per divorziare, e poi dici no, infatti io sono un direttore di coscienza, no? Eppure anche lì se andiamo a fondere sulla sacralità del matrimonio, su tutte queste cose. Mentre invece viene assolutamente ritenuto, e quindi arrivi all'abuso dell'obiezione di coscienza di una prescrizione di ricetta medica. No, pure i farmacisti, no? Tutti hanno la coscienza ovviamente, però che pure in farmacia rispetto a farmaci che in altri paesi sono farmaci, diciamo, over the counter, sicché l'insieme di tutto questo vi dà, secondo me, poi i racconti, noi racconti, gli episodi che Chiara documentati, che Chiara cita, vi danno una panoramica piuttosto mi ha impressionato, perché poi se, so, giustamente tra l'altro episodio dice, ma se tu sei contro la pena di morte faresti in boia del mestiere, beh, è difficile, eh. Ora e non è un'estremizzazione, è cercare di capire rispetto anche al tuo, come si chiama, schema valoriale, quello lì, che tipo di poi mestiere vuoi fare, evidentemente. Ora, io penso che tutto questo, in questo momento di oscuramento, diciamo, dello spread democratico e laico, anche se, devo dire, adesso l'avrà preso dal punto di vista della concorrenza, perché è quello che più è, diciamo, omogeneo alla sensibilità e al mandato del nostro Presidente del Consiglio. Però guardate, l'emendamento proposto ieri sul pagamento dell'ICI, pure preso dal punto di vista della concorrenza, per carità, però secondo me è un inizio di mettere un po' di chiarezza nei rapporti tra Stato e Chiesa, non dal punto di vista penalizzante, non è questo il problema, ma dal punto di vista della chiarezza. Vediamo se andiamo avanti anche sull'8 per 1000, che è un'altra questione, diciamo, di rapporti dei più confusi e dei più tenacemente opachi. Ora, per tornare a noi, io ritengo che, pure se in questo momento non va per la maggiore, ma ve l'ho già detto in un altro convegno, è assolutamente importante che tutta cavallabile invece questi temi vengano ribaditi, e perché sono convinta che arriverà un momento in cui se ci abbiamo lavorato, perché non è che avviene per destino, ma se abbiamo continuato, se saremo in grado di continuare a seminare con questo tipo di riflessioni, di iniziative, eccetera, tutta una serie di questioni verranno al meglio. Io ho preso atto delle misure che voi proponete, devo dire subito che approfondirò, non sono un entusiasta dei concorsi riservati. Lo possiamo riflettere, lo possiamo vedere, perché se cominciamo a farli, diciamo, in questo settore, ho l'impressione che andremo su una generalizzazione per altri settori, ma non la voglio neanche escludere, dico che approfondiamo. Però ci sono cose, concorso del povero, appunto. No, questo appunto, però
certo, poi troviamo le varie strade che la legge prevede che il servizio pubblico mi garantisce il servizio. Allora, dopodiché si può fare in molti modi, no? Ci può essere, tra virgolette, una parte aggiuntiva e positiva per chi applica la legge, che non è un dato negativo per chi non l'applica, ma è un riconoscimento che chi applica la legge ne ha anche un ritorno, diciamo, economico o di carriera, semplicemente perché applica la legge, perché chi ha esprime un'obiezione di coscienza, quella obiezione per avere valore deve avere un costo, per esempio. Così come in farmacia, quando mi è venuto lì, quando ho sentito l'obiezione dei farmacisti volevo morire, ma in ogni caso anche lì le farmacie hanno evidentemente una licenza e mi garantiscono un servizio. Io non so come vogliono fare, assumono qualcuno che non lo sia aggiuntivo, non so, ma davvero si arrangiassero, pena il ritiro, diciamo. Così come se un ente non si organizza per garantire un servizio, essendo un ente o pubblico o speriamo prima o poi convenzionato, si ritira la convenzione. Ma non è che... Dopodiché vi assicuro che se ci fosse questo come dato tassativo, vi assicuro che la soluzione la trovo. Subito. Perché non è che qui ci dobbiamo fare l'ennesimo studio a Massachusetts e tutto. Se in realtà rispettare la legge fosse premiale, e quindi chi non la rispetta ne ha una penalità di vario tipo, economica o di vario tipo, vi assicuro che le soluzioni si troverebbero velocemente. Infine, penso che la questione, partendo da questo, è un filo che si tira dietro dall'RU486, che anche lì ha una distribuzione regionale che la dice lunga su... coscienziosamente regionale, che la dice lunga in realtà sull'ostruzione regionale. E né mi basta più, come si diceva una volta, che questo fenomeno in Italia è un dato culturale, perché appunto dal partorirai col dolore bisogna andare e quindi alla porterai sotto tortura, eccetera eccetera, perché alla fine in realtà qui su questo abuso dell'obiezione di coscienza c'è sicuramente anche un aspetto premiale, cioè alla fine chi pratica l'obiezione di coscienza in un modo o nell'altro in realtà ne ha un ritorno premiale. Credo che se riusciamo a mettere un argine sul ritorno premiale, ho l'impressione che le coscienze diminuiscono, o comunque quantitativamente, però probabilmente torneremo a quello che è il vero senso dell'obiezione di coscienza e che tutt'altra origine aveva e tutt'altro senso ha. Grazie.